La settima tappa del nostro viaggio ci porta a riconoscere nella nostra Costituzione tutti i valori di cui abbiamo fin qui parlato. Riportiamo un brano dal discorso di Piero Calamandrei agli studenti milanesi del 1955, che termina con la parte messa in musica da Bruno Belli. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fanno alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. La politica è una brutta cosa. Che mi importa della politica? Quando sento fare questo discorso, mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcheduno di voi conoscerà, di quei due emigranti, due contadini che attraversavano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime, che il piroscafo oscillava. E allora questo contadino impaurito domanda ad un marinaio: «Ma siamo in pericolo?» E questo dice: «Se continua questo mare, tra mezz'ora il bastimento affonda». Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: «Beppe, Beppe, Beppe, se continua questo mare, il bastimento affonda». E quello dice: «Che me ne importa, non è mica mio». Questo è l'indifferentismo alla politica. Lo so, ci sono tante belle cose da vedere, da godere, oltre che occuparsi della politica. E la politica non è una piacevole cosa. Però la libertà è come l'aria. Ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.